Seguire con gli occhi l'andare e venire di una pallina da tennis durante una partita richiede calcoli complicatissimi e un coordinamento di circuiti neurali semplicemente miracoloso. Riusciamo a farlo grazie a 100 miliardi di cellule presenti nel nostro cervello, eppure non chiamiamo mente tale attività. Riserviamo il termine per cose che riteniamo più elevate e nobili, come il ricordare, il calcolare e l'immaginare. La mente è quindi l'insieme delle attività che noi consideriamo superiori del nostro cervello. Fra le sue varie funzioni c'è anche la coscienza, ovvero la capacità di rendersi conto di qualcosa. Da questi spunti è partita la Lectio Magistralis di Edoardo Boncinelli, in cattedra alla Seconda Università degli Studi di Napoli, con una lezione dal titolo Mente e Coscienza, nell'aula magna del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli, nell'ambito del ciclo di incontri oltre le due culture, i dialoghi della Sun. Ma noi nella testa abbiamo il cervello, però noi parliamo sempre di mente, che sarebbe l'attività del cervello. Molta di questa attività avviene in modo che noi non ce ne accorgiamo, anzi direi il 99,9%, però di qualcosa ci accorgiamo. Per esempio, io ora so che sono a Caserta, alla seconda facoltà, all'Istituto di Psicologia. Quindi la coscienza è una parte della mente, anche se a noi viene spontaneo confonderle, perché noi, il nostro vissuto è la coscienza. Una volta il problema era l'inconscio, oggi il problema scientifico è che cos'è la coscienza. Perché c'è? Intanto perché non si capisce, perché ci sono tanti animali che vivono benissimo e ce n'hanno molto poca. Come avviene che qualcosa entra nella coscienza e qualcosa no? Su quale base e soprattutto quanto dura? Perché a noi la coscienza sembra che duri una vita, in realtà è fatta di tanti piccoli episodi che si estendono fra un terzo di secondo e una ventina di secondi. Queste sono cose sicure. Quello che per ora non è sicuro, ma va investigato, qual è il meccanismo neurale per cui si passa alla coscienza.